Non abbiate paura di testimoniare coraggiosamente Cristo nelle situazioni di ogni giorno, anche in contesti apparentemente tranquilli, dove c'è chi davanti vi onora, ma dietro combatte il Vangelo, perché andare in missione non è fare turismo. Con questo invito a tutti i fedeli, prima della preghiera dell'Angelus, Papa Francesco ha commentato il Vangelo di questa domenica, nel quale Gesù istruisce i discepoli inviati in missione e li esorta 3 volte a non avere paura. Non abbiate paura, dice, di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno il potere di uccidere l'anima. Perché non esiste la missione cristiana all'insegna della tranquillità, ha ricordato il Pontefice, ma nelle difficoltà e tribolazioni della testimonianza non siamo mai dimenticati dal Padre. Noi che viviamo in contesti forse tranquilli, ha concluso il Papa, possiamo essere aiutati dall'esempio dei tanti cristiani che anche ai nostri giorni sono perseguitati e nonostante ciò continuano a testimoniare con coraggio e fedeltà la loro fede. Perché per noi una forma di prova può essere anche l'assenza di ostilità e tribolazioni. Oltre che come pecore in mezzo ai lupi, il Signore anche nel nostro tempo ci manda come sentinelle in mezzo a gente che non vuole essere svegliata dal torpore mondano, che ignora le parole di verità del Vangelo, costruendosi delle proprie effimere verità. E se noi andiamo lì o viviamo lì e diciamo le parole del Vangelo, questo scomoda. Ci guarderanno non bene. Ma in tutto questo il Signore continua a dirci, come diceva ai discepoli del suo tempo, non abbiate paura. Ma non dimenticare questa parola. Sempre, quando noi abbiamo qualche tribolazione, qualche persecuzione, qualche cosa che ci fa soffrire, sentire la voce di Gesù nel cuore, non abbiate paura, non abbi paura, vai avanti, io sono con te. Non abbiate paura di chi vi deride e vi maltratta, e non abbiate paura di chi vi ignora o davanti vi onora, ma dietro combatte il Vangelo. Sono tanti che davanti ci fanno sorrisi, ma da dietro combattono il Vangelo. Tutti le conosciamo. Gesù non ci lascia soli perché siamo preziosi per Lui. Dopo la preghiera dell'Angelus, il Papa ha ricordato la beatificazione a Vilnius, in Lituania, del vescovo Teofilo Matulionis, ucciso in odio alla fede nel 1962, quando aveva già quasi 80 anni, strenuo difensore della fede e della dignità dell'uomo. Ed ha invocato il dono della pace per la cara terra ucraina, salutando l'arcivescovo maggiore, vescovi, sacerdoti e fedeli della Chiesa greco-cattolica ucraina, a Roma per ricordare il 150° anniversario della canonizzazione di San Josaphat.